Sacerdotesse e cavalieri, benvenuti a questo nuovo video del canale Senseiya for Dummies, i cavalieri dello zodiaco dalla A all'Omega. E anche questa puntata con noi abbiamo Eris da Asgard e siamo ancora ospiti nel palazzo di Asgard. Buonasera, Eris. Ciao a tutti. Mentre invece è spostato dalle cinque picche alla settima casa ed ora sta alla settima camera del palazzo di Asgard al settimo piano, Shiryu. Buonasera, Shiryu. Ciao a tutti, sto facendo una gita nella foresta di Asgard, come si vede Ok. dal background. Attento ai pericoli. La vegetazione non è in dormienza invernale come potrebbe sembrare. Ma fidati che è peggio Eris a casa, per cui. Ok, quindi ci siamo lasciati l'ultimo video con il video celebrativo sui 30 anni di Asgard e dato che abbiamo parlato abbondantemente dei 7 God Warriors più 1, questo video andremo a classificarli per forza partendo dall'ottava posizione alla prima. Ovviamente Per sì, forza. i cavalieri sono tradizionalmente 7 con 1 nascosto. Insomma, considerando l'importanza di Alcor, non possiamo escluderlo nella classifica, per cui faremo questa classifica ad 8. Come per la classifica dei cavalieri del generale di Nettuno, dei Marines, procederemo in una maniera analoga, nel senso che una volta che annuncerò la posizione che andremo a discutere, ognuno di noi, partendo da Aeris, Shirio e concludendo con me, andremo a dire qual è il cavaliere che occupa quella determinata posizione e poi andremo a motivare perché quel particolare cavaliere si trova alla seconda piuttosto che alla quarta o alla settima posizione. Quindi, considerando che sarà un video piuttosto lungo, cosa che i nostri telespettatori sapranno già che noi non riusciamo a fare video che siano inferiori ai, non so, 50 minuti, direi di iniziare con l'ottava posizione. Quindi, Eris, chi hai in ottava posizione? Megres. Sirio? Artax. Luxor. Bene, Oh, tutti quindi diversi. manco uno, a posto. Quindi abbiamo questa volta tutti e tre diversi. Ti diverti con gli avatar. Con poco. Perché Megres ultimo? Iniziamo con Eris. Allora, va bene. Premessa, quindi allunghiamo subito il video con una premessa. Premessa. Io quando faccio le classifiche sui rapporti di forza, calo tutti i cavalieri in un contesto, chiamiamolo, asettico. Ok? Quindi diciamo che io tendo a penalizzare quei personaggi, quei guerrieri che per combattere devono avere determinati vantaggi. Ok? Megres, ad esempio, per funzionare, da quello che vediamo, ha bisogno intanto di trovarsi davanti a un pollo da ricattare praticamente, e ha bisogno di tanti piccoli vantaggi, a partire appunto un effetto sorpresa, ad esempio, e forse anche, non possiamo saperlo del tutto, un contesto ambientale, perché bisogna vedere se la Nature Unity può funzionare ovunque. Perché non possiamo saperlo, secondo me, con certezza. Quindi lo metto all'ultimo posto perché cioè non lo vedo vittorioso con nessuno degli altri. Prendiamo ad esempio anche il combattimento con Ferrir. Shiryu, secondo me, fa molta più fatica con Ferrir di quanto Luxor, ok? non ne faccia con Megres. Soprattutto contando il fatto che con Megres è indebolito, perché Shiryu non è al massimo della forza, e soprattutto comunque con Megres è sotto ricatto, tra virgolette. Quindi, mentre con Luxor mi ha sempre dato la percezione di faticare molto di più Shiryu, ma tantissimo di più. Che Megres poi sia un contaballe lo sa praticamente tutta Asgard, perché Hilda lo banna addirittura da palazzo, quindi sanno quasi tutti ad Asgard che lui è un contaballe, e non lo vedo vittorioso davvero con nessuno, né con Hagen né con Thor, con nessuno. Quindi lo piazzo all'ultimo, perché lo immagino combattere contro questi sette qua. Diverso sarebbe contro qualcun altro che non lo conosce, che non ne ha idea di cosa possa fare, perché comunque in realtà è un combattente che contro altre persone fa un casino di danni.
però in un contesto asgardiano no, lo metto proprio all'ultimo posto. Ok. Sirio? Io, tra parentesi, poi dopo racconterò la mia esperienza con Luxor e con Megres, che mi ricordo bene, mi hanno fatto faticare tutti e due. No, io metto all'ultimo posto Artax, perché intanto una percezione che ho fino alla serie di Hades esclusa è che Crystal tende ad incontrare gli avversari un po' più debolucci, come adesso Iris mi dirà. E poi comunque Artax ha delle tecniche molto interessanti per il fatto del dominio del caldo e del freddo, però per quanto riguarda il freddo non mi dà mai la sensazione di possedere un cosmo, non dico che rivaleggi con quello di Crystal, ma neanche con quello di Nizar, che vedo più abile nella gestione delle energie fredde con i silenti ghiacci. Mentre per quanto riguarda il fuoco del soffio del meriggio, A, dipende molto da qui sì, veramente da un contesto ambientale, che una caverna di lava non la trovi a ogni angolo di strada, e comunque c'entra pure un discorso motivazionale e le sue motivazioni, i cavalieri sappiamo che contano tanto, le sue motivazioni da una parte sì sono abbastanza forti da fargli attaccare anche fare, ma dall'altra non ti dà mai la sensazione di un personaggio sicuro di sé. Ha una stupenda apparizione, un gran bel design, però non mi trasmette mai una sensazione di forza. Credo che fuori dalla caverna un altro protagonista che non avesse che non si basasse sulle energie fredde, perché chiaramente col ghiaccio e la lava fa un po' fatica, lo avrebbe asfaltato abbastanza facilmente. Quindi ultimo Artax. Ok, faccio una piccola premessa anch'io. A differenza della seconda metà della classifica, dove è piuttosto facile andare a classificare i God Warriors, questa qua è veramente difficile, perché le differenze tra la posizione soprattutto quinta, sesta e settima sono millesimali. Per cui piuttosto mi baso sulla percezione che ho avuto, andandosi a razionalizzare anche con quello che vediamo, però più quasi una sensazione data dal personaggio in sé e la forza che va a trasmettere. Per cui non dico che né Megres né Artax siano questi top gamma di cavalieri, però io ho sempre trovato Luxor, e magari Shirio mi dirà che ho sbagliato, perché lui ancora sente i lividi sul corpo, ho sempre trovato Luxor il più debole tra tutti gli otto, ma direi quasi a pari merito con quelli che poi saranno le mie posizioni settima e sesta. Il motivo per cui ho trovato Luxor è, secondo me, uno dei peggiori combattimenti di Shirio, se non il peggiore in assoluto, concordo. È che lui riesce comunque in qualche maniera ad essere per gran parte dello scontro superiore a Sirio, soltanto per una questione di campo territoriale. È lui avvezzo a vivere in questo ambiente ostile, innevato, freddo, e si avvale dell'aiuto dei lupi. A livello però di colpi e di tecniche, non mi è mai sembrato che avesse questa potenza così incisiva, come invece secondo me il soffio del meriggio, leggermente superiore a. Il motivo forse per cui non è considerato debolissimo da altri è semplicemente il fatto che Shiryu fatica terribilmente a sconfiggerlo, e comunque si avvale di un trucchetto che non è da Shiryu per farlo fuori. Quindi questo spiazza. Però andando quindi ad analizzare in maniera il modo con cui lo scontro si svolge, Luxor l'ho sempre visto con sì colpi legati ai lupi, però amplificati dal fatto che l'opponente, l'avversario, è prima di tutto a disagio in quell'ambiente, può essere comunque anche non intimorito, ma comunque infastidito dalla presenza dei lupi che intervengono non appena Luxor è in disagio. Per cui andare a analizzare e obiettivamente classificare la forza di Luxor diventa ancora più complicato. Quindi per me è l'ultima posizione. Magari senza lupi, in un altro contesto, sarebbe stato molto meno insidioso.
Posizione numero 7, Eris. Luxor. Sirio. Luxor. Yeah. E Artax. Quindi, allora, se volete rispondere alla mia brevissima analisi su Luxor, allora, dicendo perché non rispondere, motivando perché sta la settima. Allora, guarda, parto io? Sì, vai. A parte il fatto che sposo tantissimo quello che hai detto tu, Andrea, prima, ovvero queste tre posizioni che abbiamo da ora in poi sono proprio differenze millimesimali, proprio, stanno tutti lì aggrappati l'uno sull'altro. Allora, fosse per me, io i casi come Megre se li metterei fuori, cioè proprio non qualificabile insieme a tutti gli altri. Però sposo quello che hai detto tu di Luxor, tutto quanto, aggiungo che secondo me è penultimo anche per un fatto di addestramento. Cioè questo qui non si è addestrato per diventare un God Warrior, lo è diventato 2 minuti o un mesetto prima dell'inizio della saga e non sappiamo come, nel senso non ha fatto addestramento, non è niente, gli arriva la roba perché Hilda gliela dona, ma non ha chissà quante precedenti. Quindi a tutto quello che hai detto te e che sposo in pieno, ci aggiungo anche questo. Lo metto sopra Megres perché secondo me appunto Shiryu con Luxor fatica di più di quanto non fatichi con Megres, anche per il fatto che, ripeto, con Luxor era fresco, cioè non aveva sostenuto scontri, era nel pieno delle forze e comunque fa una fatica della Madonna. E quindi Luxor basta, direi, per me, per quel che mi riguarda. Shiryu? No, io lo metto settimo. Allora, Luxor dal punto di vista offensivo non è gran cosa. I suoi attacchi sono alla fine unghiate, graffi, e non arreca mai chissà quanti, non mi arreca mai chissà quanti danni forti. Però è bravo nel corpo a corpo, forse anche più che nei colpi segreti. Ma soprattutto c'è una difficoltà della Madonna a colpirlo, perché schiva qualsiasi cosa. Ricordo la scena in cui salta sul drago nascente, cioè proprio lo usa come trampolino per schivarlo, e per questo che l'ho messo sopra Artax, perché secondo me schiverebbe abbastanza facilmente la qualunque. Il discorso di prima, secondo me Sirio non soffre tanto il freddo, le condizioni climatiche, ma è un pochettino colpito, barra così confuso dal momento in cui Luxor gli racconta il suo passato. Secondo me c'è un attimino di compassione mista a non voler affondare tanto la mano, però oggettivamente alla fine per ucciderlo deve fargli cadere. Sì, deve far cadere la montagna dietro, perché proprio questo non lo riesce a colpire. C'è uno che non. Secondo me ci sarebbe stato bene combattivamente Andromeda, poi magari si sarebbe suicidato perché sentiva tutta la storia di Luxor e dalla tristezza la faceva finita da solo pur di non fare male a Luxor. Però a parte la catena di Andromeda, un personaggio molto difficile da colpire. Quindi, vabbè, niente. Però sempre debole, per cui lo metto sempre. Mm-hmm. Ok. Per quanto riguarda Artax, ok, no, quando mi trovo in difficoltà tra classificarli, come anche fatto per in Marine, vado a vedere le tecniche di combattimento e la gamma e la versatilità delle tecniche. Per cui, come hai detto giustamente te prima, Artax non soltanto è padrone delle energie, tra virgolette, calde, l'unico ad Asgard, ma comunque vada, ha anche un certo controllo, anche se non a livello di potenza, come può essere uno Yoga, un Camus o un Mizar, sulle energie fredde. Quindi per il fatto che riesce comunque a utilizzare tecniche basate su due elementi, mi porta alla convinzione che in uno scontro si può avvalere di due tecniche di combattimento diverse, in grado di capire rispetto all'opponente che ha di fronte quale sia la tecnica che può mettere in difficoltà chi si trova davanti. Per cui nel caso di Yoga, andare a scontrarsi con lui sulle energie fredde avrebbe sicuramente avuto pochissimo effetto, considerando che Yoga
è superiore. Quindi è per questo che utilizza il caldo, utilizza sicuramente la caverna, che magari in un altro contesto non avrebbe dato quel bonus in più. Non è un maestro di forza, però rispetto a Luxor, secondo me, ha attacchi incisivi molto più pericolosi e potenti rispetto ai graffi e alle unghiate del lupo asgardiano. Sesta posizione, Eris. Artax. Shiryu. Thor. E Thor, anche per me. Quindi, dato che sia io che Shiryu abbiamo già parlato di Artax, Eris... Cosa dire di Hagen? Ritorniamo al discorso che avevo fatto anche all'inizio. Penalizzo chi ha bisogno dell'ambiente giusto per menare, e Artax dimostra di andare subito in difficoltà contro Yoga per quanto riguarda le energie fredde, se lo porta dietro nella caverna per usare l'ambiente a suo vantaggio. Okay? Quindi mi fa pensare che fuori da quella caverna non valga così tanto. E quindi altro da aggiungere? No, direi di no. Ok. Passiamo a Thor ora, e stavolta no, rubo la parola a Shiryu, perché immagino lui avrà molto più da dire su Thor. Thor anche qua per molto tempo è stato l'ultimo. Proprio forse perché è il nome che richiama un altro cavaliere non proprio fortunato con gli scontri. Il motivo per cui poi alla fine l'ho spostato dall'ottava alla sesta posizione è, andando a fare comunque un'analisi dei colpi in sé, il colpo di Thor è senza dubbio il più potente rispetto al soffio del meriggio o i lupi della tormenta. Paga il problema di Thor è che si scontra col raccomandato, quindi come anche visto in precedenza, quando poi si va a scontrare con Seiya, sai che a meno che non lo decapiti si rialza in continuazione, quindi l'efficacia dei colpi perde, secondo me la potenza dei colpi lanciati perde contro Seiya, contro Pegasus, per il fatto che tanto poi lui si rialza, quindi sembra che non è il colpo non è che è Seiya forte, ma che è il colpo debole. Però al di fuori di questo, a livello di potenza Thor potente, ha un colpo di pura potenza molto 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 forte, e si avvale anche di armi divine, quindi anche in questo caso, se armi divine comunque regalate da una divinità, quindi anche in questo caso quando mi trovo in difficoltà nella classificazione, se un personaggio dispone anche di armi che hanno comunque una parvenza divina regalate da una divinità, secondo me hanno un plus rispetto ad altri. Ma comunque torniamo al discorso, sesta, settima, ottava posizione sono veramente al photo finish per quanto riguarda la classificazione finale. Shiryu? Sì, io ho messo Thor sesto perché mi dà una sensazione di forza maggiore rispetto agli altri due. Trovo che il braccio del pugno di Titano, braccio del Titano, sfonderebbe facilmente Artax. Avrebbe qualche difficoltà a colpire Luxor, però Thor è anche un buon incassatore. Alla fine subisce diversi attacchi di Pegasus, con fulmine, spirale, via dicendo, ma si rialza sempre abbastanza combattivo. Per cui comunque credo che andando avanti lo spunterebbe. È un gigante, ma non ha attratti diversi, attratti particolari per un gigante, perché ha comunque uno stile di lotta abbastanza mobile, è uno che sfrutta sia la stazza che la mobilità. Mjolnir, che diventa da martello, si è trasformato in ascia in questa versione, è una discreta arma, sinceramente non mi ha mai impressionato più di tanto, infatti dopo un poco viene lasciato nella neve. Però comunque nel complesso Thor è anche un personaggio abbastanza motivato, si rientra al discorso motivazionale. Se Artax ha i suoi dubbi romantici a causa di Frale, e Luxor è un nichilismo che alla fine a tratti forse anche contento di morire, invece Thor comunque no. Thor ci tiene ad Hilda, ci tiene ad Asgard, e questo gli dà una marcia in più. Quindi niente, lo metto allo stesso posto. Sicuramente tra i tre a livello di simpatia Thor è
largamente superiore agli altri due. Beh, fare peggio ci vuole impegno. Ok, siamo quasi a metà classifica, quindi quinta posizione. Eris? Thor, mi mancava solo lui. Sirio? Io mi sorprendo e metto Mizar. Ok, oh, wow. Di io e te siamo sempre quasi uno sopra l'altro sulla, per quanto riguarda la, la classifica. Bravo, specifica. Esatto, no, no, perché poi te capirai. E Megrez, e dato che già Elisa ha parlato di Megrez, anche per cambiare un pochettino le carte, inizio io con Megrez questa volta. Elisa con Thor così chiude, e poi abbiamo Cirio che introduce un cavaliere nuovo. Megrez, ok, non è questo mostro di potenza, sicuramente gioca molto, gioca sporchissimo, non molto, molto sporco, si avvale della, della foresta, però comunque o per furbizia, o perché è un paraculo, o per qualcosa, o per un altro, riesce a mettere KO diversi personaggi. Sia perché sono stati tonti loro, sia perché sono fatti abbindolare, sia perché ha potuto utilizzare delle semplici ferite per imprigionarli nella teca di ametista. Comunque sia, comunque il risultato lo porta a casa. E se non fosse stato per Doko, che telepaticamente va a suggerire, va a fare l'aiutino da casa a Shiryu su come sconfiggerlo, credo che anche Shiryu è dato molto vicino a lasciarci le penne anche lui. A livello di attacchi, comunque, la teca dell'ametista è molto subdolo, cioè basta una minima distrazione che ti imprigiona e lì finisce. Per quanto invece riguarda le anime della natura, noi vediamo utilizzata da Megrez e dall'antenato in contesti naturali, dove comunque l'abbondanza della natura c'è ed è visibile. Rimango scettico che possa utilizzarla in un contesto asettico come o inanimato come può essere un palazzo, però non ne abbiamo la certezza e rimango sempre col dubbio che possa utilizzare la forza della natura a prescindere se ci sia una presenza di piante, animali o quant'altro. Quindi rimango nel dubbio per quanto riguarda quel colpo, però il risultato lo porta a casa. È astuto, è paraculo, ma secondo me è un bonus per quanto riguarda la sua capacità cavalleresca. È un rigore al 93esimo. Di nuovo. Eris. Questa cos'è? La mia quinta posizione? Sì, Thor. È la quinta. C'ho Thor che chiude, diciamo... Chiude la parte prima, bassa. Esatto, chiude la parte bassa, che a differenza di Ferrier, che come ho detto non ha secondo me praticamente avuto nessun addestramento, quindi vai a capire, e Hagen che si riporta nella caverna vulcanica, Thor mi sembra tra questi qua il più completo. Fa abbastanza danni, diciamo, all'inizio, anche perché comunque Yoga e Shun li stende, li fa svenire e diventano subito non pervenuti. Non dico che sei a faccia chissà quale fatica, ma comunque mi sembra di gran lunga superiore agli altri due sotto. Poi, soprattutto anche perché, come ha detto giustamente Shiryu, è sicuramente il più motivato. Direi anche non solo di quelli che gli stanno sotto, ma anche di parecchi che poi gli staranno anche sopra, è più motivato. È fedelissimo a Hilda, crede nella causa, quindi... Sono cose che premiano queste di solito nei cavalieri. Quindi un buon quinto posto per lui. È motivato. Ora, a sorpresa, Scelio ci sorprende con Mizar in quinta posizione. Sì, ho messo qui Mizar, che è il mio secondo personaggio preferito di Asgard, in realtà. Però... pur reputandolo un grande guerriero, credo che abbia un pochettino gli stessi pregi in forma maggiore, gli stessi difetti in forma minore di Uxor, cioè personaggio agile e difficile da colpire, ma con attacchi non devastanti. È più forte di Uxor, mette fuori combattimento Andromeda, lo sta anche suggerendo a un certo punto,
sconfigge, vabbè, con un aiuto sconfigge Toro, viene più o meno paragonato a Toro nel doppiaggio originale, tiene testa a tutti all'attacco alla Viva di Nova Uxur, però gli manca un poco quella qualcosa in attacco, ecco, quella forza dirompente in attacco, quella capacità di asfaltare chiunque. Ha delle tecniche interessanti, lo trovo uno dei più completi perché unisce un attacco di ghiaccio che poi viene indicata come sua tecnica principale ai bianchi artigli della tigre, però ecco, nel complesso ho l'impressione che gli manchi qualcosina, quindi lo vedo, paradossalmente lo vedo più forte di almeno una persona che gli metto sopra, ma penso che finirebbe alla lunga per perdere a causa della sua incapacità di concludere definitivamente lo scontro. È una posizione, ecco, ci ho dovuto dibattere un po' tra me e me su questa posizione, però alla fine lo metto qui. Ok. Quarta posizione, quindi siamo entrati nella seconda metà. Eris? Eh? Gli ossequi non posso farli, giusto? Sono banditi da questa. No. Ecco, vedi? No. Va bene, No. allora Mizar. Shiryu? Megres. E Mizar anche per me. Alla fine è la Ora. classifica più simile alla mia che alla sua, comunque, a parte. Sì, no, però no, di solito no, io dico che con Ciro e spesso chiari, se io sto alla quarta, lui sta alla quinta, quindi non che è simile, però che generalmente siamo, a parte che questi con otto è abbastanza facile, però no, penso che questa volta no, il resto è uguale alla tua. Vabbè, Ma sì, le prossime saranno uguali tutte, mi sa, perché le prossime i tre giochi ormai sono se fatti. sono fatti. Saranno un No, coro. vuoi aggiungere qualcosa su Mizar Eris, così almeno ci ricolleghiamo con quanto detto da Cirio poc'anzi? Sì, no, guarda, lo metto al terzo posto perché comunque mi sembra. Quarto. Scusami, è quarto, hai Quarto. ragione, è quarto. Perché, no, mi sembra un guerriero comunque abbastanza completo. È agile, abbastanza anche forte fisicamente. Mi dà proprio l'idea di forse tra quelli che arrivano prima del guerriero proprio più completo. Anche Orion mi pare che lo definisca suo secondo, mi sembra, però sono sempre frasi che lasciano il tempo che trovano. E sono sempre in realtà molto indecisa col fratello, eh? Sono sempre molto indecisa col fratello perché io di solito tendo a dargli l'ex-equo in realtà col fratellino, eh? Perché cambia un Idem, po', di idem. solito tendo a dargli l'ex-equo perché cambia solo, diciamo, la forma con Motivazione. cui combattono, la motivazione e anche la forma. Uno è un po' più pacato e l'altro è molto più cattivo e la cattiveria sembra sempre più forte di quelli che stanno pacati. Però no, poi magari affrontiamo meglio il discorso quando arriviamo a parlare del gemellino, però per ora sì, gli diamo un quarto posto e va bene così, via. Guarda, mi ricollego a questo anche perché mi hai già spoilerato quello che volevo dire di Alcor, perché esattamente, secondo me, sono pari, hanno la stessa Sì, anche identica secondo me. forza, e semplicemente esprimono in maniera diversa. Uno è un pochetto più tranquillo, e non per questo si va a scontrare con Andromeda, che è più tranquillo, e quello invece che è più aggressivo si va a scontrare con quello più aggressivo. Però, dato che non possiamo accettare ex aequo, metto comunque Mizar un gradino leggermente sotto, ma anche qui Sotto. Mizar e Alco c'è un più 0, no, più 10 alla meno 12, quindi Sì, in proprio realtà sono pari. un picometro di differenza. Mizar, no, è sicuramente, secondo me, è nettamente superiore agli altri quattro. Ha sì i Silenti Ghiacci, Due Impulse, è agilissimo e fa un'entrata spettacolare all'inizio della saga di Asgard, e quando comunque ridicolizza Seiya, per me già è un bonus più in simpatia. Quindi è agile, forte, è intelligente, perché non lo considero assolutamente un ebete. È uno di quei pochi in cui sappiamo sicuramente che ha avuto un allenamento per poter arrivare al titolo di cavaliere,
mette in difficoltà, come dicevo, i bronzini a Villa Thule. Non è facilissimo per Andromeda sconfiggerlo. Ha il mantello, quindi già un cavaliere che si presenta con il mantello ha un, sicuramente ha un, non so, è una motivazione stupida, però ha un plus anche come caratterizzazione. È presentato tra gli ultimi, quindi generalmente si tende a lasciare per norma gli ultimi come più potenti, almeno nella saga di Asgard, che ha una logica un pochino più coerente. E quant'altro è stato già detto da Eris. Mentre invece abbiamo Shirio con Megres alla quarta. Sì, ho messo Megres alla quarta perché, ora, ricollegandomi al discorso iniziale di Eris su come stila queste classifiche, anch'io immagino scontri tra loro, però non necessariamente in un contesto che sia tra quattro mura, insomma. Mi immagino una situazione in cui uno dei due è un po' più furbacchiotto, si può portare l'altro dove più gli aggrada. In realtà non metto comunque Megres quarto per un discorso di astuzia, perché l'astuzia funziona finché hai un pesce debole che è da utilizzare come prima esca. Megres ha un grande colpo di fortuna quando si imbatte in Castavia. Se Castavia non ci fosse stata, avrebbe comunque dovuto trovare un modo di sconfiggere Pegasus e via via tutti gli altri, e secondo me lui è più forte di quanto si tende a credere, perché le anime della natura sono una tecnica molto insidiosa, non vincolata soltanto alla foresta di Asgard. Vediamo nel flashback l'antenato che la usa in Cina, e tra l'altro l'antenato, c'è una scena, c'è un dettaglio interessante in quella scena, perché non usa soltanto gli alberi ma usa anche l'acqua della cascata, lancia dei mulinelli d'acqua. Questo mi fa pensare che sia una tecnica non limitata appunto soltanto ad alberi, ma a qualsiasi elemento naturale c'è attorno, per cui o combatti sottovuoto, tipo scatolette di carne al supermercato, oppure tra vento, fulmini, eccetera, qualche cosina la puoi utilizzare. È una teoria, ma comunque fatto sta che anche a costo di farti entrare un albero dalla finestra, qualche elemento naturale in zona più o meno ci sia sempre. C'è la spada infuocata, che comunque è un'arma minacciosa, e Megres, pur non essendo dotato di tecniche difensive, è un ottimo incassatore. Alla fine si rialza dopo fulmine di Pegasus, spirale di Pegasus, un sacro Aquarius lanciato così in maniera un po' svogliata, ma comunque lanciato. E poi possiede la teca viola, da cui comunque nessuno sembra potersi liberare dall'interno. Sembra una roba in cui peggio del sarcofago di Camion, nel senso che appunto lì non vediamo nessun caso di personaggio che da dentro riesca a spaccarla. Quindi, per tutta questa serie di ragioni, buon incassatore, tecniche molto varie e diverse tra loro, armi insidiose e anche un po' di testa pensante che male non fa, lo metto sopra Mizer. Ok, ora entriamo nel podio, quindi medaglia di bronzo Posso già per... scriverli tutti? Sì, dai, li Sì. scrivo. Ok, medaglia di bronzo per Alcor, Eris, Alcor. Shiryu, Orion. No, sto scherzando. Alcor, No, mi aspettavo l'altro, che ci poteva stare che ti giocassi un attimino no, la no. carta sorpresa, ma con l'altro personaggio. Allora, Alcor, Eris, vuoi concludere quanto hai detto prima per quanto riguarda Alcor? Sì, no, vabbè, come a me è sempre parso, come ho detto e come avevi detto anche te, quasi un ex aequo con Mizar alla fine. Non ho mai notato questo grandissimo divario, se non per il fatto che uno appunto è molto pacato e uno è molto irruento. Sopra il fatto che non sappiamo se Alcor ha il Blue Impulse, perché non sappiamo se ce l'ha, e soprattutto Alcor fa una cosa che spesso si tende a dimenticare, ovvero spia il duello tra Mime e Ikki e quindi sa già in parte come affrontare Ikki.
è un'altra di quelle cose che di solito mi fa pensare che Alcor sì è forte, ma non lo vedo così tanto sopra il fratello, insomma, ok? È quello che fa Icky tutte le volte. mi pare giusto. Però sì, sicuramente a livello percettivo lascia un grande effetto, ok? Perché comunque è anche un grande incassatore, Alcor. Si becca una delle ali della Fenice più forte di tutto Senseiya, secondo me non si fa niente, esce tranquillo e muore di freddo. Però vabbè, a parte questo, no, gli do la medaglia di bronzo, via, ma sottolineo di nuovo che in realtà per me Mizar è sullo stesso piano. Lo sottolineo proprio. Shiryu? No, allora, io invece metto Alcor 2-3 gradini sopra Mizar. Ecco, per me se Alcor è 80, Mizar è 60-65. Perché è vero che ha uno stile molto più aggressivo, che un po' lo pompa, però c'è il fatto sta che picchia Fenix come una zampogna, e Fenix non è uno che venga menato in quel modo facilmente. Il fatto che abbia spiato i colpi, sì, è vero, però quella è una roba che di solito viene applicata soltanto ai Saints, ai Cavalieri. Non, infatti è la regola, un colpo non è efficace due volte su un Saint, su un Cavaliere. Spectre e quant'altro, ci sono gli Spectre che sono 2000 milioni di anni che vedono gli stessi colpi e perdono sempre uguale. E poi comunque... ripeto, è la superiorità che manifesta su Fenix per il 95% dello scontro, perché veramente ci vuole Kain poi per ridurre di nuovo Fenix in quello stato di miseria indegna. Il colpo segreto e i bianchi artigli sono abbastanza forti, ma è proprio il suo stile che unisce l'agilità ad una aggressività estrema che mi dava una grossa percezione di potenza. Dipende in realtà molto dall'avversario affrontato, perché probabilmente se invece di pestare Fenix avesse pestato uno qualsiasi degli altri quattro, avrei potuto dire sì, ma è pari a fratello. Però il fatto che sia Fenix, e Fenix è uno che non viene quasi mai ridotto in quel modo, me lo fa salire. No, invece no, sono al 110% allineato con quanto detto da Eris, pari a Mizar. Ma tu odi gli avversari di Fenix? No. Al contrario, io lo scontro Alcor Icky è uno dei miei preferiti di Icky, soprattutto per quanto riguarda il cambiamento di Icky che vediamo in questo scontro. La parte finale, cioè di Icky che fa un discorso alla Andromeda, è geniale. E secondo me vediamo Alcor che è molto aggressivo con Icky, perché secondo me è invidioso del rapporto che c'è tra i due fratelli rispetto a lui e suo fratello, e quindi secondo me è con Icky appositamente, magari con un altro non sarebbe stato così aggressivo, è furioso per gelosia. Comunque ha spiato il combattimento con Mime, quindi ha spiato anche il fatto che come Icky abbia salvato Andromeda, ci sia stata tutta quella scena là, e quindi vedeva come Icky non sia stato obbligato da Atena, dire ora tu sei la guardia del corpo di tuo fratello come è stato lui. Quindi ho sempre visto che avesse questa rabbia dovuta più alla gelosia, similmente a quanto tu, Shiryu, fai con Cancer quando Cancer ti butta la donzella a mare. Non che da un punto di vista esce fuori una forza mai vista, è la furia che fa sembrare che a quel momento Shiryu è il Gold più forte di tutti gli altri, quando poi invece poi dopo, terminato quell'apice, torna alla normalità. Alcor mi dà la stessa sensazione con Icky. È forte, rabbioso e si scontra con lui come per sfogarsi di anni di ingiustizie, di condizione sociale iniqua ad Asgard, però a livello di potenza oggettivamente è veloce come il fratello, forse anche un colpo meno, non mi sembra che sia così potente. E li metto comunque entrambi superiori a Megrez, tornando a quello che fai, perché è vero che Megrez è molto insidioso, però secondo me non sono stupidi e la velocità con cui attaccano
è superiore ai colpi che Megres potrebbe, potrebbe lanciare. È per questo che secondo me Megres sta sotto ai due gemelli che, again, sono a pari merito. Qualche commento? No, perché sennò Totti dice, ecco, hai chiuso il video, non ci hai dato il modo di, no, di commentare. Io sono a posto. Sì, no, vabbè, dai, anch'io, perché sennò poi si entra in un... si va un po' fuori. No, io è vero che quando c'è Icky Andromeda in mezzo, sì, rimango più... Infatti, quindi, mi sono infuriato come Alcor. Infatti, sono bianco come la sua gobbe. Possiamo, quindi, argento, medaglia d'argento, anche qui credo che sia un plebiscito, possiamo anche dirlo tutti e tre insieme. Due, tre... Mime, ok, vabbè, li avevo già scritti. Anche perché ci sia poco da dire. Ok, dato che ha iniziato Eris alcune volte, io stavolta Shiryu, vai. Ma guarda, Mime è un mostro di potenza, alla fine Mime è secondo soltanto per merito di chi è primo. È un altro che... sembra inarrestabile in quasi tutto il combattimento che tiene, resiste benissimo alla nebulosa, ci sono fan che non amano quella scena, ma succede e si attaccano, è in vantaggio costante contro Phoenix, è un musico che unisce sia tecniche musicali illusorie, un po' di disorientamento, ha proprio forza fisica perché Mime mena le mani in una maniera straordinaria, e quando viene paragonato a Saga, che è una frase che nei forum balla tanto, in realtà viene fatto per un discorso di similità di tecnica, però non è neanche tanto fuori luogo quel paragone che viene fatto, o si può capire. È un personaggio inimicato che... tutti i saghisti, lo sai, sì. Però io concordo da questo punto concordo con te, non con la nebulosa, ma su questo concordo. L'ultima cosa e poi passo la parola, che Mime è forte sempre, non è forte soltanto in un determinato stato d'animo, come vale per altri personaggi di Asgard, ma Mime è anche quando, prima del suo cambio di atteggiamento, quando la catena decide di chiedere le ferie non pagate, smette di funzionare, comunque è tremendo. No, la nebulosa funziona uguale, Mime è forte. È forte da calmo, è forte da rabbioso, è un personaggio veramente... è anche abile in difesa grazie all'abilità illusoria della musica, per cui in parecchi altri contesti sarebbe stato primo. Qua poi gli capita un mostro straordinario come compagno di casta e quindi finisce secondo. Eris? Sì, tutto quello che ha detto chiaramente Shiryu, aggiungiamo anche che Mime è un musico molto particolare nella sfera di Senseiya, perché i musici, per come li concepisce Kurumada, quando perdono lo strumento perdono tutto, lo vediamo anche con Orfeo nel momento in cui gli si rompe una corda della cetra, va in crisi, perché lo strumento è tutto. Ecco, Mime, se gli togli lo strumento ti picchia più di quando ce l'aveva lo strumento, capito? Quindi cioè, proprio è una bestia incredibile, oltretutto ogni volta che cambia stato d'animo diventa anche sempre più forte, proprio un'escalation, ogni volta diventa sempre più forte rispetto a prima. In più lui si becca anche Shun e Icky freschi di combattimento, non hanno fatto altri combattimenti prima, sono freschi, e quindi è una nota in più il fatto che li riesca a tenere in scacco tutti e due. Icky poi, tra l'altro, dopo il combattimento con Mime ha bisogno di 6 episodi di riposo, quindi ci sta sì. Tutto. No, è un mostro, cosa gli vogliamo dire? Vai pure te, continua se ad aggiungere sì, qualcosa. No, ritornando proprio sui sei puntate di svenimento, di solito tra uno scontro e un altro sappiamo che Icky scompare, e anche dice che va a godersi, diciamo, i paesaggi scandinavi tra una cosa e un'altra. In quel caso no. Cioè, secondo me, molto superiore
quanto poi va ad affrontare con Alcor, dal Mime, secondo me, ne prende di più. E arriva da Alcor, comunque, che è già stremato dal combattimento che ha fatto prima. Quindi, anche per il discorso tra, è vero che tra due è molto facile vedere chi è superiore all'altro, però Mime veramente lo ritigolizza come pochi altri. Effettivamente sì, nel momento dello scontro si ricorda che anche la cetra, quando dice ah no, però ti sei dimenticato che ho anche la cetra, quindi per dire che lui non fa affidamento soltanto sullo strumento, e questo è un grazie che deve dare a Falken, che non ha voluto soltanto che si addestrasse all'uso delle arti musicali, ma anche al combattimento tradizionale. E sì, avete già detto tutto, è veramente uno dei personaggi meglio riusciti di Sì, Asgard, tra l'altro sicuramente il miglior ricordiamo, musico. sì, Il miglior sicuramente. musico. Tra l'altro ricordiamo che Mime, non dico che si fa Harakiri, ma ci andiamo molto vicino al fatto che comunque è una di quelle morti di Asgard che proprio ti interessa Poteva più essere di evitata. esatto, poteva essere evitata come altre due o tre morti di Asgard volendo, però sì, anche lì non dico che si ammazza, ma ci va molto vicino, perché praticamente lui rinuncia a vivere, in un certo senso. Fa, c'è Guarda, no, anche un ti certo prendo riferimento veramente simile. prima che Shirio. Mentre degli altri quattro, oltre alla potenza, sono morti, me ne frega relativamente poco. Di questi quattro, guarda, la morte è un colpo al cuore, anche perché spesso e volentieri inutile. Shirio? Sì, no, la cosa, la frase di Aerys, è vero che lui rinuncia a vivere perché alla fine decide di combattere per dovere di difensore, ma si toglie l'armatura che veramente di più si poteva soltanto infilare la mano nello stomaco e cacciarsi qualche ordine. Mi piace molto l'aggiunta del DS, perché è un'aggiunta del DS che vuole Mime discepolo di Siria. Perché comunque da qualcuno dovrà aver imparato a usare la musica come arma, e Falk non ce lo vedo proprio, e dirgli, ah, fai le illusioni con suonando la cetra, quindi o è autodidatta, non mi piace quella versione Sarà qui, vabbè. autodidatta, dai. Che a livello di potenza musicale, secondo me, Siria è molto più forte, però Sì, nella complessità Mime. è più completo. Sicuramente Ok, sì. Vai. passiamo alla prima posizione. E anche qui 1, 2, 3 tutti insieme. Prima posizione abbiamo Siegfried. Orion. E dato che è uno degli amori impossibili di Eris, lasciamo a lei di aprire le danze e le spiegazioni su Orion. Ragazzi, C'è poco da spiegare. se ti devo fare una top 8 dei personaggi più forti di tutto Sensei, Orion ci rientra dentro, non so in che posizione, ma sicuramente tra i big 8 di Sensei. No, niente, cosa vuoi dire? È invulnerabile, nuclearizza Ikki, nuclearizza tutti quanti i bronze, si becca il colpo di tutti e cinque i bronze più il cosmo di Atena e comunque non muore. Sì, fa crepare di paura Sorrento quando se lo porta su in cielo, e anche lui è un personaggio che deve uscire di scena per determinate tecniche narrative. Cosa gli dici? Cioè, basta, ha fatto tutto da solo praticamente. È anche abbastanza versatile, secondo me, nonostante tutti gli Asgardiani alla fin fine siano tutti dei gran picchiatori, ha anche due colpi che mi sembrano abbastanza versatili. E cosa vuoi dirgli? Aggiungete voi, perché più che dire che è un mostro, cosa puoi dire di Orion? Shiryu, da Sì, ma drago a fondamentalmente drago, bicefalo. da drago a drago. No, allora, Orion nella serie di Asgard si riprende il tema del nemico finale più forte. In questo caso il nemico finale non è Hilda, che comunque è forte, ma è Orion che è proprio parecchie spanne sopra chiunque altro. È vero che lui incontra veramente i protagonisti stremati più di chiunque altro, c'è Crystal che neanche riesce a combattere, che praticamente gli collassa davanti, però comunque ha una situazione di vantaggio costante grazie a un misto di invulnerabilità e di forza offensiva.
possiede varie tecniche, è uno dei pochi, si dice spesso che tutti quanti sopravvivono ai suoi colpi segreti, ma questo in realtà vale per i colpi segreti del 98% dei personaggi. Alla fine lui è uno dei pochi che con un solo colpo segreto mette gente fuori combattimento per diversi episodi. Seiya, che non viene sconfitto mai, si rialza sempre per un paio di episodi e risvenuto a terra. Ed è un personaggio soprattutto che continua, spinto da, ritorniamo al discorso delle motivazioni, spinto da questo profondo legame sia personale verso Hilda che di fede alla regina e ad Asgard, continua a rialzarsi sempre, al punto tale che poi si trascina Siria nello spazio. È un personaggio che sarebbe stato bello vedere sopravvivere, sarebbe stato bello vedere come alleato stile canon nella serie di Hades, perché sarebbe stata una bella aggiunta anche caratterialmente per il gruppo. E appunto, nonostante Mime sia fortissimo, escludendo i protagonisti, penso di metterlo in una top 3, top 4 addirittura dei personaggi umani più forti della serie classica. Quindi, che gli vuoi. E poi è un'armatura fighissima che gli dico sempre. No, credo che sia stato detto tutto. È un personaggio che non soltanto forte come ultimo baluardo che va a ridicolizzare gli altri cinque, perché anche Saga si ritrova tutti e cinque stremati o appena ritornati, tra virgolette, in vita o comunque, però Orion praticamente li ridicolizza con nulla. A parte questo, è proprio il personaggio come è stato creato, il rapporto con Hilda, la fedeltà alla causa, che lo rende uno dei personaggi più amati, personalmente più amati dell'intera saga. E come detto Scirio prima, è un peccato che un potenziale così forte poi sia andato perduto con un espediente narrativo che alla fin fine poi si rivela essere stato un sacrificio che poteva essere evitato, considerando che poi non è servito a niente. Infatti, credo che il what the fuck that everyone, cioè che tutti quanti abbiamo detto quando riappare Siria, è stato no che è sopravvissuto, quindi cazzo, è morto per nulla. Ma E sai, questa è una cosa che peccato. però non ho mai condiviso, che sia un sacrificio inutile, perché alla Poteva essere fine. evitato, cioè poteva essere messo in un'altra maniera. Sì, però alla fine il suo obiettivo in quel momento è togliere Siria dai giochi, e se non lo avesse fatto lui, sarebbero probabilmente morti tutti e Hilda rimaneva sotto l'anello. Quindi è vero che Siria torna, però comunque Siria torna una decina di episodi più tardi, quando ormai, insomma, il suo sacrificio permette a Pegasus di salvare Asgard, ecco, questo voglio dire. Sì, forse magari era un po' l'abuso di rivedere che si sacrifica riandando a rimirare le stelle da vicino. Però avrei preferito sì che magari avesse tolto l'ostacolo Siria momentaneamente, ma non che ci dovesse rimettere la vita. Ma questo è più un rimorso per le occasioni sprecate in cui il personaggio poteva presentarsi utile. Altro da dire su questi fantastici otto? Siegfried è il mio mito preferito, posso dirlo? Non c'entra niente. Ok. Per me è il mito più bello che abbia Concordo. mai fatto, quindi va bene. E poi magari in futuro parliamo che sì, abbiamo detto che Siegfried o Orion non compare, invece in realtà abbiamo un ologramma che comparirà in una saga Cercando di successiva. dimenticare, Ci non viene girare il coltello nella anche detto piaga. che il fratello è più forte e tutti ci abbiamo creduto quando è stato detto, Beh, soprattutto. però appare, mi pare, l'immagine Sì, non appare. La sì, pittura, sì, appare, ecco, dico l'ologramma, appare l'ologramma, solo quello purtroppo, che poi quello ci va a leggere tutto, ma un altro paio di maniche. E se non abbiamo niente, possiamo anche concludere questo secondo video classifica, quindi se non avete visto la classifica non richiesta dei Marines, recuperatela, Poi vi e metto tutti i anche link nelle schede, così li perché. vedete. Perfetto. Brava. Grazie. E quindi il secondo video secondo video classifica della classifica non richiesta, è il nostro secondo video
sotto l'ombrello di Asgard per festeggiare il trentennale. Forse finiamo qua, forse faremo qualche altra cosa, ancora non lo sappiamo, o anche se lo sappiamo, non ve lo diciamo Come lo per non diciamo? rovinare la sorpresa. Come al solito, piacciate, ovvero mettete like al video, commentate, condividete e se volete parlare con Cirio ed Eris troverete anche in firma i contatti. Ci vediamo al prossimo video. Buona serata. Ciao ciao! Ciao, ciao.